Io presterò la voce a Birana, che è la mamma di Namari ed è il capo di una popolazione di Kumandra ed è il capo della popolazione più conservatore, quello che vuole mantenere le cose così come stanno. È una donna ovviamente carismatica, di potere, ma anche una mamma molto dolce e accogliente. Sono felicissima di aver potuto fare questo personaggio dal nome Namari. Namari è una principessa, figlia di Capovirana, di Zanna. Ho avuto la fortuna di poter partecipare a un provino, per cui ho visto delle cose per provare comunque a vedere se la mia voce poteva funzionare. Il personaggio si chiama Tong ed è un gigante che sembra cattivissimo, in realtà è buonissimo, come nelle migliori delle tradizioni. Sono quelli che mi piacciono di più perché dietro la scorza di un guerriero senza paura, molto crudele, in realtà c'ha un cuore di panna proprio. È questo che mi piace moltissimo e aiuta Raya nella sua bellissima missione. Presto la voce al generale Atitaya. Mi ha divertito molto. Chi di noi non ha sognato di finire in un film animato Disney? Quindi essere qui, dare la voce ad un personaggio Disney, significa che i sogni ogni tanto diventano realtà. Forse il viaggio interiore, come viaggio ben inteso come cambiamento in generale, è il viaggio verso la maternità. Quello è veramente, secondo me, la cosa che in una donna, ma anche in un uomo, c'è un cambiamento di vita, un cambiamento di marcia, anche di percezione delle cose. Almeno io l'ho vissuta così. Sin da piccola sono cresciuta con tutti i film della Disney. Oltre al fatto che sono giapponese, per cui per noi l'animazione, i film dell'animazione sono fondamentali, e non sono soltanto per l'infanzia ma anche per gli adulti. Film Disney a cui sono particolarmente legata sono diversi, perché ci sono degli evergreen come Fantasia, per esempio. Se noi considerassimo che Fantasia è stato disegnato nel 1940, sono passati 80 anni eppure questo film è eterno, è un capolavoro dal punto di vista sia musicale che dal punto di vista della storia, è di grandissima ispirazione. Alice nel Paese delle Meraviglie anche, insomma, partendo da un grande capolavoro di letteratura di Lewis Carroll, siamo passati poi a delle immagini che non potranno mai tramontare. Ma se dovessimo annoverare un personaggio, non voglio essere stereotipata, però il mio personaggio preferito è Mulan. Io vengo da una famiglia abbastanza tradizionale, perché eravamo tanti fratelli, una famiglia a sua volta molto numerosa sia da parte di mio padre che da parte, quindi le tradizioni sono una cosa che io ho vissuto anche troppo. Però poi dopo ho riscoperto il valore delle tradizioni. E poi ci sono diversi livelli di tradizione, ci sono le tradizioni familiari, le tradizioni sociali, le tradizioni religiose. Bisogna stare sempre un po' attenti a personalizzarle tutte queste cose, perché sennò poi ti entrano dentro e non sai neanche perché. Quindi è importante rispettarle, ma devi farli tue. Ho fatto un viaggio interiore molto importante, che era un viaggio di un bambino che sognava di essere Cenerentola. E oggi quel bambino è qui e in qualche modo si sente una sorta di Cenerentola moderna, quindi sono in qualche modo la dimostrazione che le favole e i sogni si realizzano. Io sono particolarmente devota a quella parte del mondo, per esempio sono stata spesso in Thailandia, sono stata in Malesia e tutta quella parte lì, le Filippine. Mi piacerebbe sempre ogni anno ritornare e appena finirà questo momento storico sicuramente tornerò a fare un viaggio e tornerò a fare un viaggio in quella parte del mondo. Ho la fortuna di passare spesso le vacanze in un'isola siciliana un po' lontana dai soliti circuiti, che è di una natura selvaggia, imponente, come un po' anche quella diciamo anche del sud-est asiatico, no? È molto molto forte, molto verde, molto, il mare molto blu, la roccia molto nera, così sono elementi che mi calmano, mi riscaldano, mi fanno mettere in pace con il mondo. Thailandia, Vietnam, Singapore, sono dei luoghi incredibili.
amo questi luoghi perché sono sicuramente molto vicini al Giappone che io conosco, dove in ogni luogo la natura è rigogliosa. In teoria il lavoro dell'attore è solo un lavoro di squadra, nel senso che non, quando anche succede che sta in scena da solo o che gira un Chuck da solo, la sua squadra è il set, è la troupe. Andando anche più nello specifico, diciamo, i lavori più belli che io ricordo di aver fatto sono quelli in cui tra gli attori stessi e dentro la scena si è creata una sinergia simile a quella che ci può essere in una squadra sportiva. Non lo so, mi viene in mente Smetto quando voglio, Boris, insomma, sono tutti esempi in cui il mio lavoro, se non fosse stato di squadra, non sarebbe stato così alto qualitativamente. Trovo proprio nella fase contadina e campagnola della mia vita, quindi svegliarmi la mattina, andare nell'orto, vedere come stanno le mie rose, raccogliere i pomodori e fare il sugo per le persone che amo, mi fa sentire veramente in pace con me stessa, quindi mai come in questo momento della mia vita la natura è diventata centrale.